Formazione e lavoro, promuovere e consolidare l'integrazione tra ciò che si impara all'università e il mondo del lavoro, ma non solo, sostenere le competenze trasversali ritenute sempre più preziose ai fini dell'inserimento dei laureati nel contesto occupazionale. È l'obiettivo di My Job Experience, i Career Day organizzati dal Placement dell'Università degli Studi del Molise. Oggi l'università lancia un nuovo servizio, My Employability, in cui creiamo un ponte fra il mondo della formazione e il mercato del lavoro, e quindi abbiamo intenzione di farlo, questo nuovo servizio che nei prossimi anni accompagnerà i nostri laureati e neolaureati con degli special guest di eccezione come una multinazionale come Coca-Cola e il suo top management. E ancora facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, orientando le scelte professionali di studenti e neolaureati, favorendo i primi contatti con le aziende. Oggi a Campobasso un appuntamento unico per gli studenti delle scuole superiori e per i frequentanti l'Unimol, un contatto diretto con i vertici di Coca-Cola, con la straordinaria presenza del direttore delle risorse umane del colosso multinazionale, Emiliano Maria Cappuccitti. Formazione e lavoro si conciliano molto bene. Noi siamo un'azienda che investe ogni anno 80.000 ore di formazione per i propri dipendenti, apprendimento continuo, ore di formazione classiche, ma anche autoapprendimento. Ma cosa occorre oggi per attirare l'attenzione di Coca-Cola? Sentite Cappuccitti. Ora noi cerchiamo, dipende da quale area stiamo considerando, cerchiamo persone nel mondo produttivo, perché Coca-Cola è un'azienda che produce in Italia. Tutti i prodotti che voi trovate a scaffale oppure nei bar è prodotto in Italia, quindi è un'azienda molto italiana, e quindi noi cerchiamo nel mondo produttivo, nel mondo delle vendite, quindi nel mondo commerciale. Cerchiamo persone curiose, persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, persone che abbiano voglia anche di spostarsi sul territorio nazionale. Dopo l'introduzione della professoressa Francesca Di Virgilio, i saluti del magnifico rettore Luca Brunese, che si è rivolto direttamente ai ragazzi e alla necessità di orientarsi su cosa oggi offre e offrirà il mondo del lavoro. Noi siamo particolarmente orgogliosi oggi di avere qui il direttore delle risorse umane della Coca-Cola Italia. È un segno dell'attenzione che l'università ha per il settore del placement, cioè per quello che sarà il rapporto col mondo del lavoro dei nostri laureati. Crediamo che questa sia una strategia che peraltro viene utilizzata anche da altri atenei, ma particolarmente rilevante in Molise, perché non è sempre semplice orientarsi quando si finisce il percorso di una laurea per l'ingresso nel mondo del lavoro. Occasioni come questa possono aiutare a chiarirsi le idee e avere nuovi obiettivi. Consiglio ai giovani che sono alla ricerca di un posto di lavoro, cosa bisogna fare? È chiaro che il percorso di laurea veloce e di qualità aiuta a far arrivare comunque il ragazzo più pronto, questo è importante. È importante però sapersi anche orientare su quello che il mondo del lavoro offre, direi anche sugli spunti nuovi che vengono come offerta di lavoro. Si cerca oggi, io sono convinto che tra 20 anni i lavori che abbiamo svolto negli ultimi 50 non dico non esisteranno più, ma saranno molto cambiati. Bisogna farsi trovare pronti a questa ricerca di nuovo lavoro che c'è da parte delle aziende, da parte del mondo del lavoro, e nei confronti del quale gli studenti dovranno farsi trovare pronti, i laureati ormai.